A lanciare l'ultimatum è Giorgia Meloni. Al termine di un lungo vertice romano, la presidente di Fratelli d'Italia è netta. Siamo pronti ad ufficializzare l'appoggio alla Bortone solo se Forza Italia ritroverà la sua unità. Aspettiamo 24 ore, altrimenti confermeremo il nostro sostegno a Schittulli. A Meloni replica il commissario pugliese Vitali, spiegando che la risposta per i forzisti è la palissiana. Tutta Forza Italia sostiene senz'altro la la Ma la dichiarazione della Meloni non aiuta a sbrogliare la matassa, anzi la aggroviglia sempre più, poiché la risposta, oltre che essere capziosa e sibillina, tende a rilanciare la patata bollente nelle mani di Forza Italia. Il messaggio, tra le righe, vuole essere un appello agli azzurri della serie Mettetevi d'accordo con Fitto e unitariamente sosteniamo la ex senatrice, magari buttando alle ortiche Francesco Schittulli. A poco più di due settimane dalla presentazione delle liste la situazione nel centrodestra è totalmente fuori controllo. In altri tempi si sarebbe detto da manicomio. La Meloni che l'altro giorno era scesa a Bari al fianco degli agricoltori contro l'Imua Agricola si era fatta fotografare con il candidato oncologo e con la poli Bortone e tutto lasciava presagire per il meglio. La Presidente di Fratelli d'Italia è apparsa infastidita del fatto che Berlusconi avesse contattato direttamente la ex senatrice Salentina. Nel frattempo l'esecutivo regionale di Fratelli d'Italia riunitosi ieri ha confermato il suo sostegno a Schittulli. Ma la polibortone galvanizzata dalla candidatura è intenzionata nelle prossime ore a rompere definitivamente gli indugi e ad abbandonare il partito se sarà necessario. Bisognerà attendere ancora poche ore per conoscere l'epilogo di questa triste telenovela. Nel frattempo Schittulli prosegue la sua campagna elettorale solleticato dalla candidata del Movimento 5 Stelle, Antonella Laricchia, a tagliarsi lo stipendio, ha annunciato che la sua indennità da presidente, se lo diventerà, sarà devoluta alla Caritas.